<laughs> you also want those <laughs> Wie sieht's denn aus mit der Badstraße? <laughs> Buonasera a tutti e benvenuti a 100 Giorni da Leoni, mercoledì 18 gennaio sulle 19.43. E questa sera siamo in collegamento con Paolo Borgognone. Ciao Paolo, un po' che non ci vediamo, come stai? Bene, grazie Riccardo, ciao a te, grazie per l'invito e grazie anche a tutti coloro che ci ascoltano naturalmente. C'è anche Pedro Morago. Ciao Pedro. Grazie ciao, a grazie a voi, buonasera a tutti. E Franco Del Moro. Ciao Franco e grazie. Ciao Riccardo, buonasera a tutti, ciao. Allora, Pedro, inizierei da questo video introduttivo di Greta, ora è un tuo commento, e poi passiamo agli altri ospiti. Sì, ehm, l'introduzione sarebbe che, più si trova eh, questa elite in difficoltà, eh, più grotteschi diventano i loro tentativi di nascondere la realtà. In questi giorni, da ieri, abbiamo sentito in questi giornaloni notizie sull'arresto, o un, un, eh, diciamo un cosiddetto arresto di Greta Thunberg. Vediamo le immagini e vediamo in che cosa sia consistito in realtà questo pseudo-arresto. È tipo quello di Matteo Messina Denaro, vorresti dire, Pedro? <ride> eh, ci sono delle similitudini, certamente. Sì, Paolo, sì. tu cosa ne pensi di entrambi gli arresti? Iniziamo forti. Bah, eh, chiaramente ci sono sempre dei tentativi di spettacolarizzare qualunque cosa, oppure anche di manipolare, naturalmente. Quasi è, è, è ormai superfluo, cioè... Eh, Attribuire un'importanza concreta, fattuale a questi, eh, a questi tentativi appunto di manipolare l'opinione pubblica, di spettacolarizzare eh, tutto quanto. L'arresto, sull'arresto di Greta neanche mi pronuncio perché veramente questo personaggio, un personaggio a cui, a cui eh, l'ex presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, un uomo del. del dello stato profondo degli stati profondi globalisti e baciava le mani eh, agli albori della sua fama internazionale, no, della fama internazionale di questa di questa ragazzina, personaggio completamente strutturato, creato ad hoc per eh, recitare un ruolo, una parte in commedia per eh, essere il, il diciamo così, il volto presentabile e propagandistico del, eh, di quello che viene definito giustamente il Green Reset no? non più neanche Great Reset ma Green Reset no? si è partito a tappe, prima ci hanno fatto vedere Greta e poi ci hanno fatto vedere i sorci verdi ma detto questo Juncker baciava le mani a questa ragazzina quanto può essere pericolosa questa ragazzina ha mai detto Greta una parola contro il fatto che per quel che riguarda l'inquinamento globale, certamente non è una panacea il fatto che in Ucraina, grazie al supporto, al sostegno, all'invio continuo di rifornimenti militari e armi da parte della NATO alla, alla fazione eh, ucraina in lotta in questo conflitto, vengano sparati in, in un solo giorno tanti proiettili di artiglieria quanti se ne sparavano in Afghanistan in un mese. E i vettori atmosferici che portano qui da noi in Europa questi, questi, queste scorie, le scorie generate da questi, eh, da questi proiettili, da queste armi che vengono utilizzate ogni giorno in quantità eh, industriale, tant'è vero che si dice che abbiano già eh, esaurito gli stoccaggi dei magazzini dei paesi europei della Nato, beh, questi, queste scorie non fanno, non fanno bene al nostro organismo. Eh, non purificano l'aria, ecco, diciamo così, eh, non ci fanno stare no, meglio. No. Per cui eh, penso di no. Ah, lo dico, cioè, poi non stupiamoci se diagnosticano eh, decine di migliaia di tumori in più ogni anno, no? E eh, tra la campagna di benedizione di massa e, e, e questo tipo di gestione del, eh, del, eh, del, dell'inquinamento, no? che, che viene. Continuamente eh, rinfocolato da, da, da tutte queste scorie che vengono sparate ogni giorno nell'aria, beh, non stupiamoci. Dunque, su Greta, però, Greta su questo non dice una parola. Greta, naturalmente, ti colpevolizza se butti una cartaccia per terra, ma contro la Nato lei e i suoi amici eh, ecologisti non si schierano. Contro la campagna di benedizione di massa, non si schierano. E chissà come mai. C'è ingegneria, For... ma chissà cosa sia. Ma, chi... ma figura, forse perché sono organici. A questi gruppi di potere, a questi centri di potere di dominio globalista, ma chi lo sa? E, e sull'altro che hanno arrestato il capo mafia, beh, eh, non, non sono più i mafiosi di una volta, no? Non sono più i mafiosi di una volta, l'hanno arrestato. Questo era in una clinica, malato terminale. Il suo arresto annunciato da 30 giorni, plurivaccinato, insomma, plurivaccinato anche Sì, in ma, eh, ma allora non è un, un, un buon mafioso perché uno che, uno che no un po' sa non va a farsi. Fa però si fa fare una benedizione di cortesia, no? cioè, invece lui si è veramente, vabbè, comunque, eh, insomma, eh, si aggiunge grottesco sul grottesco, forse eh, è finito il tempo della manipolazione, eh, per così dire, eh, eh, seriosa, no? si passa proprio alla presa in giro eh, aperta, no? forse è eh, eh, chi vuole manipolarci eh, Beh, desidera anche divertirsi bene, un po' Paolo. sulla nostra pelle. Come? Ci hanno testato per bene. Franco, sì. vorrei da te un'analisi adesso a livello psicologico dei due arresti. Ho letto tra i commenti che notavate la mia camicia. Non è un caso che sia green oh, stasera. <ride> Franco, un tuo commento. Ma direi che la confusione regna sovrana sul pianeta. Probabilmente ci sono tante forze in conflitto fra loro e quindi probabilmente c'è anche uno scontro di potere di cui noi vediamo solo queste manifestazioni che ci riporta la cronaca. Eh, sicuramente qualcosa sta succedendo sotto traccia. Se mm, chi pensava che, che ci fossimo trovati a vivere in una stagione post-totalitaria in cui appunto quell'attacco frontale, diretto e violento che è stato il Covid era cessato, adesso invece si aprono scenari molto, molto più, più vari, però il disegno. Il disegno che sta dietro a questo progetto imperialista delle gerarchie, oligarchie occidentali è sempre lo stesso, solo che ora il raggio d'azione dei loro interventi si è fatto molto più alto quindi l'impolverimento del linguaggio della cultura la creazione di scenari la falsificazione delle notizie la manipolazione della verità e, e il distacco dalla natura tutto questo fa sempre parte di quello che loro hanno in mente che stanno portando avanti quindi possiamo dire che è cambiata la dialettica e la cadenza eh, del loro programma, ma non è cambiata la finalità, solo che in qualche modo stanno inciampando. Noi ne vediamo solo questi queste manifestazioni e cerchiamo di interpretarle. Ovviamente abbiamo ben capito che quello che viene portato alla luce della nostra coscienza è probabilmente solo l'aspetto finale di tutto un percorso che sta a monte, quindi noi dobbiamo interpretarlo con quello che conosciamo e conosciamo in realtà molto poco. E tuttavia l'effetto che gli eventi di questi ultimi giorni mi stanno dando a livello di sensibilità e di una grande confusione anche nelle stanze del potere Cosa ne pensi della resilienza, Franco? Questo grande termine che viene utilizzato in continuazione dato in pasto ai cittadini per diventare ovviamente sai cibo per gatti <ride> o per topi Sì, la resilienza è un termine in effetti ambiguo quando ha fatto la sua comparsa nel nostro... Nel, nel, i nostri strumenti di interpretazione della realtà aveva solo valenze positive. Dopo tutto quello che è successo in questi ultimi anni, dove effettivamente mh, la resilienza ha liberato anche un suo doppio taglio, nel senso che se, per esempio, il potere istituzionale ci chiedeva di sopportare in continuazione tutte le loro le loro restrizioni, le loro imposizioni e questa cosa è stata associata alla resilienza, ecco che la resilienza è diventata in realtà una forma di passività che non, non ha più quel valore che avrebbe dovuto avere. Non è, non è uno dei miei termini preferiti, questo è il pianeta della scelta, ovviamente, questo è il pianeta in cui ognuno può scegliere come interagire con la realtà, come interagire con le cose che accadono e con la consapevolezza. Eh, se la resilienza è sinonimo di accettazione passiva non lo trovo un valore positivo. Eh, se la resilienza può essere magari adat adattarsi a una dimensione però deve essere una dimensione liberamente scelta e non imposta dall'esterno, allora la resilienza può diventare in effetti un dispositivo adeguato di sopravvivenza. Però ecco, ris rispetto alla consapevolezza e a quello che subentra nelle proprie scelte di vita eh, nel momento in cui si allarga il raggio della consapevolezza ecco che forse la resilienza è uno strumento che si rivela anche inutile, obsoleto perché viene da sé. Pedro, passiamo al World Economic Forum e ad Davos, so che lo stai seguendo con particolare attenzione e vorrei capire da te un pochino cosa si stanno dicendo all'interno. Mm, non stanno dicendo un granché, eh, infatti questo meeting sta perdendo sempre più lustro e questo lo diciamo dall'anno scorso. Per esempio eh, l'anno scorso che quando il meeting, la riunione si è celebrata, mi sembra che fosse il mese di maggio più o meno, l'invitato principale fu Zelensky. Eh, Quest'anno nemmeno Zelensky. Quest'anno diciamo, gli interventi più importanti fino al momento sono quelli di due grandi filosofe come la moglie di Zelensky e la pseudo premier della Finlandia, Sanna Marin. E questo ci dà un'idea del livello intellettuale di questo forum. In realtà questo eh, va sul versante grotesco. Che stavamo menzionando prima, cioè questo forum sta diventando in realtà una, una farsa di quarta categoria. Ma attenti, che in realtà quello che dice il forum si sta dicendo altrove. Eh, ieri eh, il, il presidente del consiglio olandese, Mark Rutte, che tutti sappiamo che è uno dei discepoli più, diciamo, di, di, più, di un profilo più alto di Schwab, nella sua visita a, negli Stati Uniti ha detto una cosa importantissima e che è passata un po' inosservata dai giornali. Mark Rutte ha detto che eh, la Russia è un paese importantissimo, che è un paese essenziale in Europa e in Asia e che riprendere i rapporti con la Russia sarà assolutamente necessario una volta che si soluzioni il conflitto dell'Ucraina. E insisto, questo detto da uno come Mark Rutte, che è uno. Uno dei maggiordomi, diciamo, di, di, più, di un profilo più alto di Schwab, ha la sua importanza. Questo ovviamente lascio adesso la parola a, a voi, a Paolo e Franco e a Riccardo per sapere la vostra opinione. Ma la mia impressione iniziale è che Rutte sia andato agli Stati Uniti a far sapere all'amministrazione Biden qual è il parere. Del World Economic Forum in questo momento sulla situazione con Russia, cioè che al forum serve la Russia e che una soluzione sta diventando urgente. Beh, ti sei dimenticato un grande pezzo da '90, ma qualche darò il commento a Paolo Borgognone, perché è arrivato Di Maio oggi. Mi sembra a Davos, quindi insomma, ragazzi, l'ex ministro degli esteri italiano cioè, di cosa stiamo parlando, Paolo? Beh, di Maio è stato così, diciamo, ogni tanto viene ricompensato per i servizi che ha reso. Di Maio si è eh, presentato alle elezioni del 2018 con un programma politico con il suo Movimento 5 Stelle che aveva dei punti di disaccordo, diciamo così, con quella che era. Eh, l'agenda 2030, il nuovo ordine mondiale, eccetera, dei punti di, di disaccordo. Ecco, fondamentalmente era in accordo, ma aveva qualche, qualche sfumatura eh, in contrario. Però eh, appena raggiunta il Palazzo Chigi, le stanze del potere, in un modo o nell'altro è stato convinto lui e i suoi a, eh, a cambiare opinione. No? A rinnegare anche quei punti di disaccordo che erano presenti nel programma eh, del Movimento 5 Stelle, quei punti di moderato dissenso, e eh, così eh, diventare, guarda caso, il più atlantista degli atlantisti, il più globalista dei globalisti. Eh, ed è ora parte Ma integrante anche lui te, di questo Paolo. Cosa cambia dalla campagna elettorale a quando ti siedi poi in Parlamento? Secondo te? Non so, posso fare delle ipotesi. Potrebbero essere minacciati, potrebbero essere blanditi, eh, potrebbero essere oggetto di eh, proposte irrifiutabili. Non lo so, non ho questo tipo di eh, certezza su cosa potrebbe eh, accadere. Ci sono delle ipotesi che secondo me vale la pena approfondire. Però naturalmente non posso eh, essere sicuro, non, es non facendo parte fortunatamente di quella compagnia di giro, eh, non posso essere sicuro di cosa accade o di cosa non accade. Posso fare delle ipotesi. Io mh, così eh, dico che mh, il coraggio politico di andare fino in fondo non è eh, proprio della... Eh, della de, de, de generazione di politici, di uomini politici che eh, calca il palcoscenico del mainstream in questo momento. Direi anzi che si tratta di eh, persone molto allineate, ma potrebbe anche essere una strategia che è a monte e non a valle: nel senso, questi partiti fondamentalmente eh, definiti come della protesta popolare potrebbero essere già prima delle costruzioni. Del, del deep state per intercettare il voto di protesta, il voto eh, della legittima protesta popolare dei dissidenti e poi convogliare questi voti, questi voti di protesta, questi voti eh, discordanti eh, dal tempo storico eh, con, eh, per, per, po e poi canalizzare questi voti nel sistema. Prendere i voti antisistema fornendo un'esca, l'esca sono questi partiti, e poi arrivare a eh, istituzionalizzare diciamo così, la protesta, fare dell'antisistema una parte del sistema. In questo senso il, il mainstream diciamo così, è in grado non solo di eh, costruire il consenso, ma anche di costruire gli interpreti di quelli che è il dissenso e il malcontento che cova nell'opinione pubblica e nella popolazione. Franco, giro la palla a te. Eh, il potere è uno degli archetipi universali del, della vita umana. E, e questo noi stiamo vivendo un momento storico in cui la presenza e, e il lavoro che gli archetipi svolgono sulla psiche, sia individuale che collettiva, è fortemente visibile, visibile proprio quasi anche a livello manifesto. Quanto il potere agisca mm, su quelle componenti della psiche. Anche a livello inconscio, è, un, è oggetto di studio da parte di tutte le scuole di psicologia. Indubbiamente il potere, come, lo, come oggi, nelle, nelle civiltà come le conosciamo oggi, in realtà è un misto di forze di varia natura, di cui alcune molto terrene, come la finanza internazionale, la massoneria o la mafia, o altre ancora, poteri occulti, e altre invece che sono forze appunto di origine più sottile, più archetipica. È quasi impossibile. Per come è stato strutturato il mondo del potere in tutte le sue forme, il potere mediatico vale come il potere politico, come il potere religioso, insomma come tutte le forme di potere. L'individuo, quando sale quella scala, ad ogni gradino in cui sale, probabilmente compie dei compromessi etici di cui a volte è consapevole e magari li giustifica, certe cose le devo fare perché se non faccio questo non ottengo quello. Molto spesso invece si tratta, come dire, di una specie di cortina fumogena dove non vede in realtà che ogni, ogni passo in avanti su quella, su quella scala lì perde un pezzo della sua integrità morale. L'archetipo che al di sopra di tutte le forme di governo, ovviamente, sceglie le persone più idonee. A questo processo di dissoluzione delle barriere etiche e morali. Nessuno che è fortemente dotato eh, di principi veramente affermati nella sua visione morale del mondo potrà mai fare carriera oggi in politica o in tutte le altre strutture sociali dove il potere funziona. Per quanto riguarda Davos, io vedo veramente questo raduno di questi. Che probabilmente si danno grandi pacche sulle spalle che si considerano l'elite che comanda il mondo, eccetera. Mi sembrano un po' io li trovo persino ridicoli. Certo, hanno il potere, hanno i soldi, controllano il nostro mondo, ma sono, sono persino talmente pacchiani nella loro come dire, arroganza, nella loro presunzione di essere gli imperatori di questo momento storico che forse alla fine si sbugiardano da soli, magari tenteranno, faranno ancora qualcosa e ci faranno ancora magari del male a livello delle nostre vite individuali. Stanno sicuramente tentando di rendere ancora più sterile il mondo e soprattutto quella parte del mondo che gli sfugge, cioè quella parte più interiore, più profonda, più, più spirituale. Infatti, secondo me è lì che noi dobbiamo concentrarci, non tanto su quello che loro dicono, fanno o, si, o decidono, ma... Quanto noi vogliamo essere parte della cura o della malattia nelle nostre scelte individuali, ossia, quanto noi vogliamo sostenere quel modello di mondo che loro stanno cercando di portare avanti, e quanto invece ci vogliamo sottrarre a, a quei loro valori malati, a, quelle, a quella loro perdita di moralità con la, nostra, con la nostra vita, che non è così poco come pensiamo, perché mm, altrimenti non tenterebbero continuamente di corromperci, offrendoci tutte le lusinghe del transumanesimo, del postumano, i gadget del mondo a venire, eccetera. E loro vogliono assolutamente il controllo di, delle nostre vite. L'archetipo che è in azione in questo momento è ancora un archetipo di tipo feudale, antico, forse parte dell'antico Egitto, non è cambiato, sono cambiate le modalità, i dispositivi, è più high-tech, è più esteso. Il feudo a cui puntano l'Europa non è più una regione, non è più un singolo Stato, è diventato un continente intero. Certo, hanno i mezzi maggiori, ma la radice delle loro azioni è la stessa di sempre. Ha soltanto cambiato le modalità. Ragazzi, con questo commento di Cesare Colino, viva questa diretta a cui tutti diamo retta. Con Riccardo stiamo e quelli di Davos boicottiamo. In realtà. La... Il boicottaggio avviene a 100 giorni a leoni, Pedro, perché questi signori che hanno in mano tutto quanto a disposizione, ovviamente hanno paura di noi e ci bloccano per una settimana. Questo è un segnale, secondo te, di, di una squadra che sta vincendo, di un dream team o di qualcuno che ha tanta paura invece di quello che si sta muovendo tra i cittadini? Paura, hanno paura della verità e chi ha paura della verità è condannato alla sconfitta, e come si dice in, in spagnolo, e come eh, querer poner puertas al campo, no? e non so la, la traduzione esatta come rendere in italiano, no? cercare di mettere delle porte in, in campagna aperta, non è possibile, poi chiudere una porta ma poi se ne apriranno altri tre, quindi sono tentativi eh, Groteschi, perché forse oggi l'aggettivo, forse la parola più adatta come linea dei nostri argomenti, sia questo sia il carattere fondamentalmente grotesco, io direi disperato. Insisto che la situazione in questo momento di, questi, di questa elite non è, non è buona per nulla sia dal punto di vista bellico nel fronte dell'Ucraina, in particolare nel fronte del Donbass, sia dal punto finanziario e economico. E insisto, questo appello al, al cui mi riferivo di Mark Rutte sembra che sia veramente un appello di diciamo, di queste, questo mondo di Davos, dell'elite, a riprendere eh, i rapporti con Russia e Cina perché vedono che se no veramente possono finire male. E Quindi eh, insistiamo che questi tentativi per cercare di nascondere la verità risultano ridicoli. Paolo, cosa ne pensi tu di questo atto censorio? In tanti mi ricordo che scrivono: si so, se me viene da ridere davvero a volte, però anche è anche giusto, sai dirlo. Ah, quei 100 giorni dai leoni non li censurano mai. Ragazzi, se avete visto quello che hanno, vis hanno visto e vissuto i miei occhi, ma tutto quello che abbiamo veramente realizzato in questi medi è stata davvero cioè, una guerra. Cioè, essere ancora su YouTube, su Facebook, non è stato facile. C'è voluto davvero tanto coraggio aprire canali alternativi, richiuderli, girarli e alla fine a un certo punto cosa fanno? Ti comprimono praticamente le views se tu condividi i nostri contenuti, magari non li vede nessuno dall'altra parte, però arrivare addirittura ancora a censurare a distanza di mesi, se fosse una pratica ormai abbandonata, vuol dire che forse Paolo qualcosa sta cambiando ulteriormente. Tu come la vedi? Sì, certo, non è una pratica abbandonata, sono infastiditi, sono, eh, diciamo così, eh, scocciati quando eh, trasmissioni come questa eh, diffondono verità, diffondono eh, una, un punto di vista eh, alternativo, ma fondato sulla base di, di competenze. Questa trasmissione ha invitato appunto da, da due anni a questa parte quasi tre ospiti eh, competenti. Personaggi che hanno avuto eh, un ruolo rilevante nel, eh, nel, nella, eh, nel, nel tentativo riuscito di eh, costruire un'opinione pubblica consapevole, ecco questo è, è ciò che più gli dà fastidio perché c'è una, una guerra culturale in corso e questa guerra culturale non, non fa prigionieri, non ammette prigionieri, soprattutto dalla loro parte perché eh, sanno che eh, c'è uno smottamento nell'unanimismo che qualche anno fa era ancora eh, assolutamente sembrava ancora granitico, eh, come negli ultimi anni. Ma non è anni perché c'è siamo atterrati magari anche in televisione, dato un po' fastidio, forse. Tutto può essere, però questi, questi meccanismi colpiscono in maniera molto, molto scientifica, cercano di annullare o di eh, depotenziare chi comunque sta andando bene, perché io eh, ho dato uno sguardo... Al, anche al, al trend di 100 giorni da leoni e ho visto che le visualizzazioni sono in crescita e, e si sono diciamo così stabilizzate su una crescita costante rispetto a quelle di, a, 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 che potevano essere eh, ne, quelle passate, ecco, insomma, ha avuto negli ultimi mesi una, una crescita costante e importante. Per cui, eh, insomma, questo non, non è eh, un fattore. Positivo Per chi sta dall'altra parte della barricata e naturalmente arriva ogni tanto l'avvertimento, il, il, eh, la punizione: no? I, i sette giorni di, di sospensione, oppure le, questa è la punizione naturalmente più eh, così brutale e smascherata, no? quella proprio a, a viso aperto. Poi ci sono le punizioni più subdole che sono quelle. Del blocco ombra, lo shadow ban e no? la compressione delle visualizzazioni. Ma è una guerra di posizione e il problema è che loro hanno un vantaggio strategico, però, noi siamo riusciti a fare una, una guerriglia tattica che in qualche modo è riuscita a eludere anche le trappole del nemico e, e, e a Aumentare la capacità non solo di, di produzione e di, di video, di contenuti pregevoli, ma anche aumentare la, la capacità del pubblico di sapersi spostare, saper fare guerriglia, anche, lo, anche lui, no? anche il nostro pubblico riesce in qualche modo a, a vederci lo stesso. E questo è, è importante, per cui eh, fidelizzare un, un pubblico e fare massa critica è quello che, che serve per creare una coscienza e una consapevolezza condivisa e il più possibile allargata. Ora ci avviciniamo a Sanremo, ma ne parliamo dopo, però prendo la palla al balzo di un commento. Riccardo organizza una bella diretta alle sere di Sanremo. Ti dirò di più, Davide, organizzeremo il Contro Sanremo proprio a livello fisico e lo manderemo anche in diretta per dare un po' fastidio la sera di sabato, ma nei prossimi giorni daremo comunicazione. Franco, passerei da te perché un fatto abbastanza particolare che ho notato, mi ha detto che stamattina, ma secondo me va un pochino ribadito il concetto, che quando parliamo di certe forze oscure che controllano molto probabilmente certe dinamiche dell'attività sociale... I video vengono censurati di più. Alcuni scrivono che è un algoritmo. In realtà io non ci credo perché notavo una puntata che abbiamo fatto con Di Belle e Meluzzi, quindi capisci bene il grande alto spirituale e, e, e si chiamava Fuori dalle tenebre la puntata, capisci bene cosa stiamo toccando. Però abbiamo notato che durante la trasmissione continua, sa, continuava a saltare il segnale. Cioè io, io sapevo già che questa trasmissione non andava a buon fine dopo 8 ore. Che spiegazione ci dai tu, Franco? Beh, allora l'essenza della censura è ovviamente la negazione della verità. Il pericolo più sottile, la filigrana di questi, questi, queste cose che accadono, è in realtà mh, la creazione di una forma di omologazione, omologazione del pensiero, omologazione della cultura, perché l'omologazione degli stili di vita è proprio una delle strategie usate da ogni... Da ogni potere che vuole assumere un'oligarchia. E quindi tutto questo che accade in realtà, come dire, l'eliminazione dal campo della percezione eh, di qualunque cosa che, 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 che dia una varietà. Eh, All'interpretazione della realtà è sgradito, perché in realtà è un popolo omologato. e Vediamo quanto in Italia il conformismo sia in effetti una forza deprimente particolarmente attiva. Il conformismo delle mode, dei, dei costumi sociali, quello a cui tu ti riferisci, cioè questi. Incidenti, questi imprevisti che ostacolano il cammino, che ti fanno inciampare ehm, su, su un cammino di, di verità, eccetera. Mm, hanno un senso, eh, anch'io li ho sperimentati più e più volte, accadono delle cose apparentemente accidentali, apparentemente casuali, che però un pezzo del puzzle in un disegno più grande, queste cose acquistano un senso come di una forza che si oppone, che si oppone a, a quello che tu stai portando avanti. È indubbiamente un buon segnale. Tieni presente che per una forza che si oppone ci sarà sicuramente una forza alleata altrettanto invisibile a te che però ti sostiene ed è quella appunto a cui faceva riferimento anche Paolo: che ti fa crescere gli ascolti, che ti fa comunque avanzare in questo cammino per la verità. Non dimentichiamoci, però, appunto, che le, le forze in campo si bilanciano, non sottovalutiamo l'importanza anche delle forme pensiero, mh, diciamo, fra virgolette, negative, maligne che si, che si coagulano nella nostra vita reale, sia nella nostra vita individuale, e poi assumono varie manifestazioni, che può essere dalla malattia a stati umorali depressivi e così via, ma nella vita sociale. E qui, è qui che si sta giocando la battaglia vera, il quanto alcune forme pensiero che vengono alimentate da queste forze oscure acquistano importanza e peso sul, sulla realtà fisica e quanto invece la, il conflitto delle forze opposte, cioè la, la risposta delle forze opposte le impedisce. Noi siamo nel mezzo, ormai è tre anni, lo stiamo, e ne stiamo diventando sempre più consapevoli di un braccio di ferro fondamentale, che probabilmente è proprio un punto, uno snodo nella storia, qualcosa che verrà ricordato probabilmente per secoli, questo momento storico, è uno di quei punti in cui sulla Terra si stanno decidendo i destini mh, del nostro pianettino, insomma della nostra specie, ci sono grandi forze che stanno sul campo di battaglia schierate e noi vediamo soltanto quello che accade a livello materiale però in realtà non dimentichiamoci che la vita si struttura su come dicevo prima spinta archetipiche che hanno tutt'altra origine cioè tutto l'universo funziona sulla spinta di forze creative biofile o necrofile e questo gioco del caos apparente è ciò che genera l'evoluzione noi siamo in un momento in cui questa dinamica ha acquisito una grande forza. È talmente forte, come dicevo prima, che è visibile nei fatti, negli eventi che accadono. Anche nel piccolo, come succede a te, che ti salta la linea. La linea salta il collegamento, devo ricollegarmi, dobbiamo ricambiare lì. Cioè, è, è una battaglia continua, ma insomma, capiamo perfettamente quello che stiamo facendo. Allora, Pedro, torna a parlare di Matteo Messina Denaro e ti farei questa considerazione: maestà il popolo ha fame e non ha più pane. Dategli Matteo Messina-Denaro. Il tempismo sicuramente è stato molto particolare, per carità eh, tutto può succedere. E una cosa di cui non abbiamo ancora parlato, per esempio, è, la, è il decesso di Biagio Conte che era un prete, un prete non laico in realtà, però un lottatore, e non so, per noi non abbiamo purtroppo, guarda, non abbiamo mai parlato fino adesso, io sinceramente non lo seguivo, quindi è davvero colpa mia, purtroppo l'ho conosciuto purtroppo tardi, però è fatto come a Palermo, da una parte un mafioso venga arrestato e dall'altra la morte invece di una, una bravissima persona che cercava di portare alcune tematiche insomma, a tutti, ovviamente, vivendo in quasi completa povertà. Due persone completamente diverse in una città molto particolare. Vorrei un commento da parte tua, Pedro, da esterno, insomma, tu l'Italia la conosci molto bene, però non vivi sempre qui. Cosa avvertito? Sì, riguardo la tempistica dell'arresto di, di questa persona, effettivamente, si leggiamo i giornali, soprattutto... Leggiamo l'importanza, cioè la, tutta la, la quantità di notizie, di spazio che è stato dato a questa notizia vediamo che effettivamente sembra che, che questa, diciamo, questo episodio ha fatto comodo qualcuno per esempio adesso si sta parlando molto meno di quello che sta succedendo in Ucraina che non è particolarmente positivo per l'elite. Io riguardo a questa tempistica sicuramente voi siete più, più autorizzati a parlareci o a fare qualche interpretazione, qualche retroscena. Io sì, mi fermerei brevemente sulla come si è effettuato l'arresto. Infatti io ieri nel mio modestissimo eh, canale YouTube che ha un seguito assolutamente limitato, ma ho fatto un montaggio, un piccolo montaggio comparando eh, le diverse modalità di azione poliziale eh, confrontando quella di Messina Denaro con quelle persone che si manifestavano pacificamente contro il Green Pass e possiamo vedere le differenze, c'è una differenza notevole nell'atteggiamento delle forze dell'ordine. Lascio a voi, ma sicuramente la differenza è che, da una parte, ci troviamo da un pacifico boss mafioso e dall'altra parte c'erano violentissimi cittadini contro il Green Pass. Ma se vediamo queste immagini, veramente suscitano una grande perplessità di come siano sta eh, stati trattati eh, questi cittadini in confronto con il signore Messina Denaro. Girami il link su Telegram, Paolo e Pedro, che lo carichiamo. Okay. Paolo, un tuo commento Beh, certamente? Quelle immagini sono eh, esemplificative, due pesi, due misure. Ma è, è chiaro che potrebbe anche essere stata questa cattura, questo arresto, questa cosa frutto di una trattativa di un eh, non lo so. Dico che certamente le immagini sono, sono impattanti perché eh, quelle dello scorso anno con eh, le violenze nei, nei confronti di, delle persone che manifestavano a Trieste, altro anche a Milano ci sono state, insomma, eh, eh, erano naturalmente frutto di una costruzione mediatica molto precisa, di un messaggio che si voleva veicolare: siete dei teppisti se eh, non vi piegate con le buone ci mettiamo molto poco ad usare le cattive, no? questo è stato di fatto il messaggio, poi eh, dopo un paio di giorni in cui invitavano no, dal, dai salotti televisivi all'uso della forza, anche della forza bruta, beh, eh, dalle parole poi sono passati ai fatti e lo sgombero del porto di Trieste ne, ne è stata una delle dimostrazioni più plastiche. Detto questo, io credo che eh, oggi siamo di fronte davvero a un, a un tentativo ulteriore di manipolare l'opinione pubblica, di arrivare a, a, a forme anche non larvate di censura diretta nei confronti dei canali che eh, fanno eh, un, un lavoro di informazione, di analisi, di critica, che stanno crescendo nei numeri, negli ascolti, nella possibilità anche di accedere a un pubblico sempre più consapevole e di interagire con questo pubblico. Anche questo non è una cosa da poco, perché poi ci sono anche eh, le chat, gli eventi in presenza, che sono anche molto, molto più importanti, secondo me, di una, di una singola chat, perché ci danno veramente occasione di poter parlare dal vivo con chi, con chi abbiamo davanti. Ne abbiamo fatto uno, non ricordo, il 19 di novembre, per citare il più recente a torino, che è andato molto bene, insomma, e non sono cose da poco. E naturalmente eh, a tutto questo serve eh, a tutta questa mobilitazione eh, di coscienze, a questo interesse che si è sviluppato nei confronti anche di tematiche che qualche anno fa venivano dai più ignorate oppure Preso un po' sotto gamba, ecco, ma quando poi ti tocca sulla pelle, no? magari cambi anche idea, oppure quando hai la possibilità di avere l'accesso a un'informazione eh, non omologata, magari ti incuriosisci anche e poi partecipi. Ecco, però, tutto questo va naturalmente eh, un attimo anche saldato dal punto di vista della, della partecipazione, eh, così più eh, dichiaratamente. Eh, Politica eh, e, non solo, e non solo meramente emotiva. Secondo me eh, c'è ancora un po' di lavoro da fare, però insomma non, non, non mi dichiarerei eh, scontento, anche se chiaramente eh, il, il neoliberismo, il modo di fare e, e, il, 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 il senso comune del neoliberismo, purtroppo ogni tanto fa capolino anche nell'area cosiddetta del dissenso. Questo va va riconosciuto però eh, credo che oggi sia anche importante guardare quel bicchiere mezzo pieno che siamo riusciti a, a riempire col, con la, con la fatica di eh, ma anche con le tante soddisfazioni che siamo riusciti a toglierci in, in questo periodo durissimo perché comunque la lotta la lotta c'è stata c'è ancora e, e il fatto che siamo ancora qui dopo due o tre anni a lottare con questa censura che ogni tanto e mette in crisi, tenta di mettersi in crisi, poi magari non ci riesce, però sicuramente non è psicologicamente confortante. Perché naturalmente gli avversari non sono censurati, anzi, vengono, vengono, viene amplificata la loro voce. No? L'esempio più eclatante: la, la loro pubblicità sulle nostre puntate eh, che noi non vogliamo, poi, le, fatti, dopo le nostre puntate vai direttamente da loro. Cioè, ma l'esempio le, più eclatante, no? Il, il, il Zelensky a Sanremo, nel gota no, del deep state, nella vetrina della propaganda che è Sanremo naturalmente per cercare di eh, rafforzare, eh, veicolare nell'opinione pubblica un messaggio politico ben preciso. Allora, arriviamo chiare, a da una torremo, parte eh, viene. Sì. Intanto ribadiamo il fatto che noi sabato 11 febbraio, in contrapposizione al fatto che i PU saranno la prima serata a Sanremo, noi nella città dei PU a Treviso faremo il contro Sanremo, ma ripeto nei prossimi giorni daremo maggiori informazioni. Quanto importante è Sanremo per questa elite Pedro e come sarà secondo te quest'anno? Poi Franco con te chiudiamo alla fine, preparati eh. Sì, io, la, io Sanremo lo seguivo dalla Spagna quando Iva Zanichi aveva 25 anni e Pepino Di Capri 26. Da allora mi sembra che un po' ho smesso di, di seguirlo. Ma eh, una cosa è chiara, tutti, soprattutto eh, noi che abbiamo una certa età, ci ricordiamo perfettamente delle canzoni di quell'epoca. Di chi abbia vinto Sanremo un paio di anni fa penso che, no, che nessuno si ricorda nemmeno nessuna melodia. Perché? Perché effettivamente, come tu gli hai, diciamo, hai, hai suggerito, Sanremo è sicuramente di tutto tranne musica. In questo momento è diventato un palcoscenico dell'agenda globalista e, e lo vediamo ogni anno: no? vediamo come questi messaggi dell'agenda globale sono martellati utilizzando fondi pubblici, fondi del contribuente, cosa che ovviamente non va bene. Riguardo la musica, meglio, meglio tacere su quel versante. Marcello Foa, ex presidente della RAI, ci ha detto però che no, non è colpa totalmente della RAI, diciamo che è subappaltata a un'azienda esterna. Franco, un tuo commento. Come diceva Pedro, sulla musica, non solo quella di Sanremo, ma proprio in generale la musica di, questa, di questo momento storico, io ci vedo un altro attacco diretto. No, alle, alle nostre sorgenti eh, di, di benessere, perché la musica è una forma d'arte che ci fa comunicare, appunto, con parti dell'essere che non sono propriamente quelle a cui la mente ha accesso. Demolire la musica fa sicuramente parte dei progetti, la musica, come forma di cultura alta, e poi tutte le altre forme di cultura. Ehm, un altro dei dispositivi. Che sicuramente stanno usando, ma lo stanno usando forse dagli anni Ottanta, che è quello appunto, come dicevo prima, del conformismo dell'omologazione, che io l'ho sempre visto come una grande minaccia. All'autonomia individuale, alla capacità delle persone di comprendere la realtà e ce ne rendiamo conto, ad esempio. Io me ne rendo conto quando mh, parlando con le persone mi accorgo che usano quelle che io definisco frasi pensieri automatici, che sono frasi fatte spesso importate direttamente magari da, da cose sentite in televisione che il cervello ripete in automatico. Sanremo è un grande rullo compressore. Di, di, della varietà culturale o della vitalità che ci può essere nelle forme d'arte, che non è l'unico. Eh, tutto quello che tende ad appiattire, eh, come si può dire, la biodiversità del, della cultura di una civiltà è uno dispositivo del potere. Sanremo a me ha sempre sorpreso, ma come tanti altri fenomeni, personalmente non ho mai guardato Sanremo una volta nella vita. Lo ammetto, così come non sono mai andato allo stadio nemmeno una volta, così come non sono mai riuscito ad appassionarmi, non so, al campionato di calcio. Perché ogni qualvolta che io vedo che una, una manifestazione mh, della vita diventa una moda di massa istintivamente io ne prendo le distanze. Non, non, saprei, non ho analizzato a fondo il perché di questo rigetto, di questo rifiuto per ciò che è moda di massa, che è massificazione. Beh, è chiaro, Franco. Perché che è massa non è... ti rappresenta, ovviamente. Quello che diventa massa, ma succede anche nella musica, alcuni gruppi, quando arrivavano a un punto di esplosione massima, a me non piacevano più. Perché ovviamente per arrivare a quel punto di esplosione massima, qualche compromesso dovevi farlo. Cioè, è, è palese, è ovvio che la propaganda entri in ogni ramo della nostra vita. Scusami, vai avanti. Sì, sì, questo, questa cosa è vera, anzi, fra le tante rivelazioni che questi anni hanno, come dire, le carte che hanno girato, c'è proprio anche questa cosa che tu hai detto: è impossibile far carriera all'interno del sistema senza fare compromessi. Quando per sistema, intendo dire non solo il sistema, il mondo dello spettacolo, ma tutto tutte quelle forme della civiltà in cui in qualche modo entra il potere. L'abbiamo visto chiaramente in questi anni del Covid, quanto il mondo dello spettacolo era colluso o ricattato o comunque complice del disegno totalitario, ma non solo quello, l'abbiamo visto in quasi tutti i settori della, della società civile. Tant'è che adesso... Il problema vero è, eh, l'abbiamo già discusso forse anche in passato, come ricostruire la fiducia che è andata in pezzi, di chi ci possiamo fidare, della scuola per carità, neanche più de del medico di famiglia quasi ci possiamo fidare, tanto il controllo è capillare, men che meno degli organi istituzionali, qualunque siano. Come abbiamo e del visto, tipo dei gas che ci controlla il contatore ci possiamo fidare? <ride> Beh, allora, questa è la società del controllo, eh, attenzione, la loro forma mentis in questo momento più vitale è l'assunzione del controllo e lo stanno facendo in, in tutti i modi possibili, non solo attraverso tutte le cose che sappiamo, il contante, il, il tracciamento, le, le videocamere, lo stesso internet e così via, è, è sicuramente l'era del controllo, dell'ossessione del controllo. Ma il controllo alla fine è esattamente come dicevo prima una componente di una funzione archetipica eterna del potere, c'è cioè da una parte il re e dall'altra i sudditi. Ovviamente adesso è meno, come dire, la piramide è meno strutturata rispetto a quelle del passato perché è di, di più ampia scala, però il funzionamento è lo stesso. Non dimentichiamoci che, l'ho letto recentemente da qualche parte, l'operazione Lo Sbarco in Normandia del 44, quello con cui gli americani in qualche modo hanno preso, hanno liberato l'Europa e al tempo stesso ne hanno preso possesso, si chiamava Overlord, che vuol dire Signore Supremo, cioè in qualche modo <ride> lì è proprio come quando l'archetipo parla alla mente senza che e la le barre di Bergamo, che archetipo era le barre oh, di Bergamo, cioè. no, società dello spettacolo e propaganda pura, cioè li hanno messi insieme questi due mondi, cioè tutti i dispositivi della comunicazione mediatica utili, ut, eh, con le, i dispositivi della propaganda. Quella è stata in quel momento: lì lo psichismo sociale era talmente vulnerabile. Che con una mossa del genere ci ricordiamo tutti l'onda d'urto che hanno creato, ma è stato solo il primo di uno di quei tanti scenari artificiali e fasulli su cui hanno strutturato e su cui stanno ancora tentando di strutturare il loro programma non è cambiato, stanno solo facendo più fatica no. a mettere in pratica. Non è l'onda d'urto, è l'onda d'urso che mi preoccupa, no. in Italia. No. Sì, sì, ma fa. Eh, beh, guarda, la televisione è stata una catastrofe. Cioè, <ride> adesso tu hai iniziato, mh, hai messo il piede in quel mondo lì. E sì, beh, ti auguro, ci beccherà l'Italia, porta pazienza. Io ho lavorato dieci anni come tecnico nel, nel mondo televisivo e ne sono scappato esattamente come se avessi lavorato. In un macello e eh, eh, è lì, è lì che ho visto veramente. Ero molto giovane perché avevo meno di 30 anni. però lì ho visto quanto il potere in tutte le sue manifestazioni, che non è solo quello che noi pensiamo, il potere della politica, il potere dei soldi, è anche il potere della fama, della visibilità, della, di quello che i media propongono. È lì che ho visto in funzione. Mi ricordo che persino l'ultimo, veramente l'ultimo centralinista dello studio di produzioni televisive dove lavoravo, era talmente orgoglioso di far parte di quel mondo dorato e luccicante della televisione che benché fosse sfruttato, fosse ingiuriato, maltrattato, lui comunque si sentiva orgoglioso. Quando io me ne sono andato, dopo questa esperienza qua, ho realizzato quanto subdole sono le tentazioni, cioè se partiamo dalla la forma più... Simbolica che conosciamo della tentazione di Adamo ed Eva e della mela, ecco, quella mela lì rappresenta esattamente tutte le vulnerabilità dell'animo umano, tutte che sono quelle appunto della ricchezza, della fama, del potere. Quando il serpente che rappresenta eh, la parte infera della vita offre alla razza umana ad Adamo ed Eva la tentazione della mela gli sta offrendo le tentazioni del potere in tutte le sue forme, in tutte. Per questo, guarda, fra l'altro anch'io mi sono chiesto, ma allora, che ne so, i Pink Floyd che sono o i Beatles stessi che sono parte dei miei punti di riferimento musicali della mia giovinezza, dico che sono diventati così importanti a volte mi dico ma non sarà che anche loro hanno fatto qualche strano accordo anche a livello inconscio con queste forze pur di arrivare a quelle altezze perché Beh. se abbiamo capito che non si e può Queen, fare con la loro Bohemian Rhapsody che mi il Bohemian Club massonico sì. Eh, ragazzi, questo è, questo è, è... A qualcuno, qualcuno devi venerare e ti assicuro che non è il nostro no. Dio, questo è poco. Probabilmente ma... sono, sono compromessi inconsci. Io credo che a un certo punto, quando ti trovi, perché non avviene come noi pensiamo, cioè che ti viene fatta la, la proposta sconcia e tu ti trovi a dover entrare in diretto conflitto con, la, con i tuoi principi morali. Secondo me avviene in ambienti molto rilassati in belle serate di gala tranquille in cui ti viene fatto capire che se tu fai una cosa magari non tieni in cambio un'altra e così via è un lento come dire avvicinarsi alle zone oscure ma senza esserne veramente consapevoli quando uno ma ne che diventa è la resilienza eh, resilienza questa eh, La resilienza è rendersene conto prima perché in genere eh. quando arriva la consapevolezza di aver fatto un patto Irreversibile con una forza oscura e tardi. Tutti io credo, i politici che siedono ora in Parlamento, non solo nei parlamenti italiani, ma in tutti i parlamenti europei e forse del mondo, hanno fatto probabilmente hanno stretto questo tipo di alleanze e nel momento in cui acquisiscono la consapevolezza, è lì la, la letteratura l'ha raccontato più e più volte il patto col diavolo e il ripensamento tardivo. Di questi accordi qua, e questo è: Io non vorrei trovarmi nei loro panni, per esempio, nei panni di Zelensky, se e quando, magari non in questa vita, si renderà conto di cosa è stato, cosa ha fatto e qual è stato il suo contributo? Si rincarnerà in Di Maio, Franco <ride> la prossima vita, Zelensky. Ultima ultima domanda. L'avete letto questo libro, ragazzi? Oh, che tre, tre siete protagonisti di questo libro.

in, in questo torno di personaggi e mi fa veramente molto piacere perché, eh, insomma, è, è un'esperienza condivisa che poi si invera anche in un, in una, in un libro che è, è sicuramente molto, molto tenero e prezioso. Ecco, ed è rivolto ai, ai bambini, per cui alle nuove generazioni, quelle che eh, dovranno prendere il nostro posto un giorno e, e dovranno anche. Eh, Ricevere un'eredità e noi dobbiamo essere in grado di lasciare loro un'eredità importante, un'eredità eh, il più possibile pulita, ecco e anche il più possibile eh, oggetto proprio di una, 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 un grande studio. Quello che noi abbiamo, abbiamo fatto per arrivare a, a poter eh, dare informazioni anche il più possibile eh, corrette, precise puntuali al nostro a quello che sono i nostri eh, compagni di viaggio, le, nostre, le persone che stanno facendo questo, questo cammino insieme a noi verso la nuova umanità. Sulla censura, beh, eh, la censura non esiste solo nel mainstream, esiste anche eh, nell'anti-mainstream. No? A, a me è capitato personalmente anche di essere così eh, messo da parte eh, per, nell'anti-mainstream, perché io sul mainstream non... Eh, non ci vado e non, non desidero andarci. Ma è capitato anche di me essere messo da parte in alcune occasioni nell'anti-mainstream per non aver eh, sempre detto signor sì. Ma è, è chiaro che eh, noi dobbiamo liberarci completamente dai meccanismi, dai dispositivi di controllo e comando e pressione sociale del nemico. Perché se non riusciamo a fare questo, è eh, un. Pezzettino, un piedino, un pezzettino di noi, un piedino nel sistema come si suol dire, lo teniamo sempre. Poi, certo, è impossibile uscire completamente dal sistema perché credo che una carta identità ce l'abbiamo tutti. però c'è qualcosa che possiamo fare di più, no? Per uscirne, insomma, eh, i metodi per esempio de, 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 del sistema dobbiamo eh, completamente abbandonarli, dobbiamo eh, costruire veramente un percorso. Un percorso nuovo che parta da, dalla consapevolezza che la pluralità eh, delle nostre opinioni, del pensiero critico. Ecco, il pensiero critico è una pluralità. Non, non è detto che in una trasmissione eh, dobbiamo essere eh, tra dissidenti, tutti uguali. Ecco, c'è una, una, una dissidenza che è plurale ed è questa la sua ricchezza, secondo me, va valorizzata. Quanto vorrei cogliere questo assist? Paolo, ma sai che c'è la cosa migliore che possiamo fare è non parlare proprio di loro. Purtroppo abbiamo visto certe dinamiche più della nostra parte che di là a volte. Pedro, chiudiamo con te. C'è tanta invidia, eh. c'è tanta invidia, comunque, Paolo, anche nei tuoi confronti, perché sei comunque rimasto integro, sempre. È stato uno dei pochi, secondo me, che si è candidato in politica a settembre, ma è riuscito comunque a far. Percepire l'idea di questa nuova politica che tu vuoi portare avanti, altri purtroppo invece giocano a sparare freccette e magari per due views, due click è facile parlare male di qualcuno. Ma questo vecchio mondo ce lo siamo levati dalle palle, Pedro. Te lo dico io. Un tuo ultimo commento, poi andiamo in chiusura. Sì, molto velocemente. Tanti degli amici che ho potuto incontrare in questo mese natalizio scorso e nel territorio mi hanno fatto vedere con molta gioia il vostro libro. È un libro che per loro è molto importante perché, un po', io penso che combina eh, due cose che, a mio avviso, sono assolutamente essenziali per, per tutti noi in questo momento. Da una parte, eh, l'informazione, la consapevolezza di quanto è accaduto e sta accadendo, ma dall'altra parte, anche la, diciamo, la, la, la voglia, la, la speranza di andare avanti senza. E lasciarci invadere di questa, diciamo, di questi annunci di questa negatività. E quindi, io penso che questo libro eh, simbolizza molto bene quell'equilibrio: no? quell siamo informati, siamo preparati, ma alla stessa volta non vogliamo perdere contatto con la realtà. Andiamo avanti andiamo avanti come sempre, con la testa ben alta e con gioia. E quindi eh, anche approfitto per salutare a tutti questi amici del territorio e a te in nome loro per ringraziarvi per, per il vostro libro. Grazie mille Pedro, grazie mille Paolo, grazie mille Franco, tre una puntata molto bella. Chiudiamo come anticipato con le differenze di trattamento tra un boss mafioso che ha ammazzato anche i bambini nell'acido facendo finti, insomma... Contravestimenti da finti poliziotti, ma non vorrei parlare di queste cose, sinceramente, che vanno molto in contrasto con quello che abbiamo appena detto e invece con cittadini italiani patrioti che lottano per i propri diritti. Ciao a tutti, ragazzi. Ci vediamo domani mattina alle 8 per la segna stampa. Grazie ancora. Ciao, buona serata a tutti. Le immagini dell'arresto di Matteo Messina Denaro suggeriscono che esistono diverse modalità nel fare delle forze dell'ordine, a seconda che si tratti di pacifici boss mafiosi o di violenti cittadini no Green Pass. Generalità fornite, non dato sulla mano, questo è il risultato. Aiuto! Sì, hai ragione. Libertà! Libertà! Venga, signor! Libertà! 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 Say. Mm -hmm.